Questi incontri, questi webinar sono appunto promossi da Wikimedia Italia, magari molti di voi ci conoscono, magari altri no. Wikimedia Italia è l'associazione che si occupa di promuovere la conoscenza libera in Italia e lo sviluppo, la diffusione dei progetti Wikimedia. Il più famoso è Wikipedia, ma ce ne sono anche tanti altri. Poi magari appunto ne parleremo anche nel corso di questo incontro. Questo incontro in particolare, so che tanti di voi sono bibliotecari e questo incontro riguarda una campagna che inizia proprio oggi. Si chiama One Lib, One Ref ed è una campagna che stimola i bibliotecari che sono a contatto con tante fonti a contribuire a rendere più attendibile Wikipedia inserendo proprio dei riferimenti nell'enciclopedia libera. Io non vi dico di più sulla campagna perché lo scopo di questo webinar è proprio scoprire di più e abbiamo delle relatrici titolate molto più di me a parlarne. E questo webinar sarà registrato, quindi sarà possibile rivederlo sul nostro canale YouTube, dove trovate anche tanti altri contenuti. E quindi niente, mi taccio per tutte le domande chat oppure alzate la mano e lascio la parola direi a Silvia Bruni della Biblioteca Wikipedia e bibliotecaria che ci racconta un po' di più. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Questo incontro sarà, abbiamo pensato di fare un incontro molto breve, quindi insomma saranno appunto i nostri, ci siamo coordinate sulle cose che ci sembrano importanti da dirvi, però non vogliamo nemmeno appesantire troppo. Però ovviamente la discussione, insomma, ci fa piacere anche se fate domande, se intervenite, no? Adotterei così uno delle regole principali di Wikipedia, che è per l'appunto, no? Il non essere timidi e il non essere timide, visto che sicuramente ci sarà una prevalenza al femminile, direi, immagino. Quindi ecco, ci fa molto piacere se ci fate domande, ma anche vi diciamo che potete anche, come dire, la nostra idea, anche l'idea di fare il webinar è anche quella di creare un gruppo, no? Creare un gruppo di lavoro intorno a questa campagna, che siamo disponibili anche. Cioè che siamo e stiamo disponibili, che sosteniamo e siamo disponibili anche a sostenere chi partecipa per difficoltà di qualsiasi tipo. Quindi poi vi daremo anche tutti i riferimenti per avere sostegno, per contattarci per qualsiasi difficoltà, che è un po' nella filosofia collaborativa e cooperativa dei progetti Wikimedia. Io appunto il mio ruolo sarà quello un po' di parlarvi della biblioteca di Wikipedia, che è un'iniziativa nata all'interno di Wikipedia per l'Italia, il ramo italiano, nel 2018 ed è un progetto di servizio. Wikipedia ora parliamo di Wikipedia, ma vale un po' per tutti i progetti coordinati da Wikimedia. Sono moltissime le iniziative a sostegno e i progetti interni a sostegno del lavoro dei wikipediani in questo caso. Lo scopo della biblioteca di Wikipedia è quello di aiutare i wikipediani a recuperare le fonti. Le fonti, non a caso questa campagna di questo si occupa, le fonti sono il presupposto dell'esistenza stessa di Wikipedia, una voce Wikipedia che è sempre, non è mai un contenuto originale, non è mai un saggio, ma nasce dalla rielaborazione di altre fonti. Per questo le fonti sono, come dire, i semi, no? Senza le fonti Wikipedia non può, le voci di Wikipedia non possono nascere. Ed è per questo che Wikipedia è il contesto ideale per le biblioteche e per chi nelle biblioteche lavora. Ma non solo, non a caso esiste un progetto GLAM. No? GLAM è l'acronimo che sta per Galleries, Libraries, Archives and Museums, quindi diciamo quello che
nel mondo fuori Wiki è il MAB, no? Il coordinamento che sta per coordinamento, il coordinamento è fondato da IBAN e ICOM, ma è anche l'acronimo ormai che viene utilizzato abitualmente per parlare di biblioteche, archivi e musei. E in questo caso ci tengo in modo particolare anche a chiamare in causa gli archivisti e chi lavora nei musei, che appunto perché la notizia di questo webinar è stata mandata anche a dei contatti MAB, spero che quindi siano presenti non solo bibliotecari, proprio perché il problema delle fonti è comune, non solo. No, le fonti sono, diciamo, tutte le nostre istituzioni, le istituzioni chiamiamole della memoria, tanto per capirci, che conservano fonti, che conservano documenti, come dire, hanno la possibilità di mettere a disposizione le loro collezioni per i wikipediani tutti. Quindi, Wikipedia è un bellissimo laboratorio MAB, no? Non avrebbe alcun senso riprodurre nel mondo virtuale le divisioni amministrative e istituzionali che nascono da una storia no? Che ci è nota, ma che sul mondo virtuale davvero perde completamente di consistenza. Quindi, in questo senso, quando diremo bibliotecari o bibliotecarie, perché ci scapperà, perché questo è quello che facciamo e siamo, però pensatevi sempre inclusi, e qui mi rivolgo anche agli archivisti e agli operatori museali, non vi sentiate esclusi, perché non si sentono esclusi. E quindi, ritornando alla biblioteca di Wikipedia, la biblioteca di Wikipedia è un servizio a cui i wikipediani si rivolgono per chiedere informazioni e per chiedere soprattutto fonti. A questo proposito, a questo scopo, è stato attivato un partenariato con NILDE. NILDE è la principale rete di scambio di documenti tra biblioteche. Una rete per il prestito, per la fornitura di documenti e il prestito interbibliotecario, che si è resa disponibile a ospitare la biblioteca Wikipedia, nonostante la nostra realtà non abbia documenti da scambiare, cioè noi non abbiamo una collezione, no? La biblioteca di Wikipedia nasce sul principio che le fonti sono già presenti in altri contesti e che lo scopo è quello di orientare i wikipediani, non tanto di costruire un'altra collezione. E questo è interessante perché dimostra anche una grande apertura di Nilde e delle reti bibliotecarie, direi in generale, no? A pensare no? Il mondo di Wikipedia come un'opportunità, cioè in fondo no? Cioè, ci piace chiamare i wikipediani degli impollinatori di fonti, cioè quello che fa un wikipediano quando costruisce la voce o una wikipediana e le differenze di genere pesano anche in Wikipedia, quindi è bene che ce lo ricordiamo che siamo uomini e donne. Ecco, quello che fa appunto è quello di prelevare delle fonti e metterle a disposizione di tutti in forma di citazione, ma anche in forma di link laddove è possibile, diciamo, a sostegno della voce che ha scritto. Molta parte delle nostre collezioni, nostre intendo come istituzioni MAB, per l'appunto non sono disponibili sul web, solo una piccola parte purtroppo è accessibile perché nasce in formato digitale o perché è stata digitalizzata. A questo scopo, appunto, anche per questo, no, la biblioteca di Wikipedia ha una funzione, no? Proprio per cercare di dare visibilità sul web anche a quelle fonti che sono invece in formato solo cartaceo. E in questo senso può essere un servizio anche rivolto a tutti coloro che individuano una fonte su Wikipedia. Wikipedia è anche un grande deposito di citazioni bibliografiche e che sono interessati a consultare documenti non accessibili online. Quindi, in questo senso, la campagna One Lib, One Ref, che tra l'altro
nasce dalla casa madre di Wikipedia Library, oltre che da Wikimedia, quindi la versione in inglese del nostro progetto è, come dire, è assolutamente integrata fa assolutamente parte dei nostri obiettivi di lavoro. In questo senso la nostra funzione è stata quella proprio di portare qui le tante persone che si sono collegate oggi e quelle che ci rivedranno, dare visibilità alla campagna fuori dal contesto wikimediano e wikipediano, che ha moltissimi canali informativi e comunicativi, ma che ancora così non è, non è inserito a tutti gli effetti nei circuiti di comunicazione fra operatori MAB, diciamo a questo punto. Quindi noi abbiamo fatto un ruolo di divulgazione esterna e abbiamo pensato che per lanciare la campagna, no, a differenza di altri anni, dove la campagna era rimasta più interna al mondo appunto wikipediano, no, la nostra idea è stata quella di organizzare questo webinar per dare anche dei consigli. Alla fine non è mai niente di così complicato da un punto di vista tecnico, no? Il contesto wiki. Quindi può essere utile un breve webinar come questo per rendervi autonomi e speriamo che voi e la vostra istituzione vogliate e possiate partecipare, cioè sicuramente quello che farete andrà a beneficio di tutti, anche di tutta la comunità, non solo wikipediana, ma anche di chi andrà a vedere quelle voci e magari troverà dei riferimenti bibliografici utili per approfondire la sua ricerca, e per la vostra istituzione che magari quelle fonti le possiede e le può rendere maggiormente visibili. Quindi scopriamo come e lascio la parola a Alessandra. Grazie. Prima di andare con Alessandra, scusate, sono sempre Francesca, nella chat giustamente Susanna Giaccai, che è una nostra socia, ha messo il link al progetto La Biblioteca Wikipedia, quindi se volete dare un'occhiata nella chat trovate il link. Scusate, vai Alessandra. Sì, dunque, fra le varie campagne che la Wikimedia Foundation mette in campo per avvicinare i professionisti della cultura ai progetti Wiki, sicuramente quella dettagliata più precisamente sulla figura del bibliotecario è proprio Wallip Warref, che come diceva prima anche Francesca, significa One Librarian, One Reference, cioè un bibliotecario, una fonte. Per questa campagna è stato ideato dall'IFLA un claim piuttosto evocativo, e cioè immagina un mondo in cui ogni bibliotecario aggiunga una fonte in Wikipedia. L'iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel gennaio del 2016, in occasione del 15° compleanno di Wikipedia, il momento in cui è stato chiesto ai bibliotecari di tutto il mondo di portare, diciamo, simbolicamente in dono una citazione bibliografica all'enciclopedia libera, ovviamente per renderla più attendibile. La prima campagna è stata immediatamente supportata anche da partner istituzionali molto prestigiosi, come ad esempio lo CLC, JSTOR, l'IFLA, ed è stata molto alta soprattutto la partecipazione delle biblioteche americane, come ad esempio l'Harvard Library o la Virginia Tech. Però l'evento in realtà ha coinvolto anche molte biblioteche, bibliotecari europee, quindi ad esempio in Spagna è stata molto attiva la rete catalana delle biblioteche pubbliche, anche in Gran Bretagna, in Francia, in Olanda e non ultima anche l'Italia. In alcuni casi, come ad esempio presso la Biblioteca Nazionale del Galles, sono state organizzate proprio delle vere e proprie competizioni fra colleghi, oppure pause caffè a tema, festicciole in biblioteca anche, per raggiungere il maggior numero possibile di citazioni. La campagna oggi viene lanciata 2 volte l'anno, una coincide sempre con il compleanno di Wikipedia, quindi sempre a gennaio, più o meno da metà gennaio.
gennaio fino a inizio febbraio e l'altra, come abbiamo visto, proprio fra metà maggio e inizio giugno e quest'anno inizia proprio oggi. In realtà però gli edit, insomma, si possono fare durante tutto l'anno. Voglio parlare un po' di numeri brevemente perché non vi voglio tediare, dicendo che grazie a un tool sviluppato dai Wikimedia Labs si è potuto fare un'analisi parziale dei dati relativi alla campagna. Parliamo di circa 45.000 modifiche su 30.000 pagine, eseguite da 3.000 contributori in più di 50 versioni linguistiche. Queste sono stime al ribasso perché tengono conto solo esclusivamente dell'hashtag, cioè dell'inserimento dell'hashtag WallyWRF nell'oggetto della modifica. Capirete ovviamente che se un bibliotecario, cioè un bibliotecario, se un utente ha sbagliato a scrivere l'hashtag o semplicemente ha dimenticato, in realtà non è stata conteggiata quella modifica. Quindi in pratica sicuramente si è stimato che il numero delle modifiche è molto più alto, così come il numero dei contributori. Per quanto riguarda le varie versioni linguistiche, ovviamente quella inglese è quella più forte in assoluto, in inglese, insomma, la più forte in assoluto, con 15.000 modifiche e quasi 10.000 pagine raggiunte. Segue poi quella francese e poi si collocano delle realtà più piccole da questo punto di vista. Quindi, quella la Wikipedia è in lingua ebraica, quella in lingua serba e catalana. Per quanto riguarda l'Italia, diciamo che anche noi abbiamo partecipato con numeri però piuttosto bassi, quindi circa 530 revisioni su 355 pagine per 29 utenti. E come diceva Silvia, lo scopo di questo webinar è proprio quello di far appassionare la comunità bibliotecaria, ma non solo, anche quella relativa agli archivi, ai musei e tutti i professionisti della cultura in generale. E quindi far crescere anche gli utenti, qualsiasi tipo di utente dei progetti Wiki, e quindi di conseguenza di far crescere questi numeri. Dalla prima campagna in poi, quasi tutte le versioni linguistiche hanno visto nel corso degli anni un significativo aumento dei contributi. Questo perché rispetto alla prima edizione ci sono stati vari elementi che hanno motivato un numero sempre più alto di utenti alla partecipazione. In primo luogo, come dicevamo, una durata maggiore della campagna, perché inizialmente si teneva solo una volta all'anno, appunto, quindi a inizio anno, a gennaio. Poi anche il fatto che c'è stata una diffusione capillare delle informazioni e delle notizie relative all'evento sui social network, soprattutto su Twitter, ma anche sulla letteratura professionale, perché sappiamo che anche qui in Italia sono stati pubblicati vari articoli sull'argomento. Anche la condivisione all'interno delle varie comunità bibliotecarie, sia delle varie attività relative, ma anche l'organizzazione proprio di incontri ed eventi ad hoc ha aiutato moltissimo. E poi sicuramente l'endorsement fortissimo e costante dell'IFLA che ha sostenuto l'iniziativa a livello mondiale in molteplici modi. Al termine della prima campagna, stimolati dai risultati raggiunti e dai vantaggi conseguiti dalle varie comunità coinvolte, un gruppo di volontari composto dai bibliotecari afferenti all'IFLA, all'UNESCO e anche a molte biblioteche, ma del calibro anche della British Library, insieme ai referenti della Wikipedia Library, sono impegnati a redigere dei documenti d'intesa in cui, si mettessero in evidenza tutte le opportunità che offre la collaborazione fra il mondo delle biblioteche da un lato e quello di Wikimedia dall'altro. E infatti, poco dopo, durante la conferenza internazionale organizzata nel 2016 dall'IFLA, sono stati presentati due IFLA paper sull'argomento, che per noi, nel nostro ambito, rappresenta un'innovazione significativa, perché per la prima volta, dopo una serie di iniziative scollegate, sono stati stabiliti e delineati in una forma
forma ufficiale anche a livello internazionale sia i principi che le attività di impegno comuni a entrambe le parti. Ma perché i bibliotecari, insomma, dovrebbero partecipare a questa campagna? In primo luogo perché, come sappiamo, Wikipedia viene consultata ogni giorno da milioni di persone. Sappiamo che il quinto sito più consultato al mondo, dopo Google, Facebook, YouTube, quindi giganti commerciali, è praticamente il primo sito al mondo non commerciale, il sito più consultato non commerciale. E fra i suoi lettori troviamo anche moltissimi utenti delle nostre biblioteche. Vi porto un esempio personale del centro bibliotecario di Ateneo dove lavoro, dove durante i corsi di formazione sulle risorse e i servizi che la biblioteca mette a disposizione degli utenti, alla domanda dove fate le vostre prime ricerche sull'argomento della tesi, in moltissimi casi la risposta è stata Wikipedia o Google, che poi mi riporta a Wikipedia. Quindi, nonostante le migliaia di risorse istituzionali di qualità, moltissime delle quali sono anche digitali, quindi a portata di click, che i nostri utenti hanno a disposizione, inevitabilmente le loro ricerche sul web passano per Wikipedia. Dunque, rendere questo strumento più affidabile apporta sicuramente dei benefici concreti su un numero molto più elevato di persone di ogni fascia culturale, soprattutto quelle più deboli che magari si fermano proprio alla voce wiki senza approfondire oltre. E sappiamo questa cosa possa significare in un ecosistema informativo in cui post verità e fake news sono praticamente all'ordine del giorno. Dal punto di vista professionale, sicuramente partecipare a questa campagna significa imparare a usare Wikipedia, quindi uno strumento che io trovo assolutamente valido sotto tanti punti di vista per noi bibliotecari, così come sempre anche gli archivisti, insomma tutti i professionisti della cultura legato al mondo MAB. In questo caso, ad esempio, per la valorizzazione del patrimonio delle biblioteche. Nello specifico, vi faccio un esempio, l'anno scorso, durante la campagna Wally Borref, ho deciso di inserire come fonti di Wikipedia molti link ai contenuti di ELEA, che è l'archivio aperto dell'Università degli Studi di Salerno, quindi permettendo una disseminazione molto più ampia delle raccolte della mia istituzione e anche un aumento sensibile del traffico in entrata nel sito di ELEA. Ma la biblioteca stessa, proprio come istituzione culturale, tutte le associazioni di categoria, quindi diciamo così gli organi decisionali, dovrebbero incentivare la partecipazione a campagne di questo genere, perché in questo modo entrano a far parte di reti internazionali, quindi con una ricaduta positiva a pioggia, si può dire, sia in termini di aggiornamento del personale, sia per la valorizzazione e la disseminazione delle proprie raccolte. E nonché ovviamente alla fine per offrire un servizio più qualificato alla propria utenza. E con questo voglio concludere, perché voglio passare la parola a Chiara, che ci fa entrare proprio nel vivo, nel cuore di questo webinar, e quindi ci farà capire come possiamo contribuire effettivamente. Chiara? Ci sono. Scusate. Mi ero mutata. Allora, grazie intanto Alessandra e buonasera a tutti. Io vi devo condividere lo schermo, che è meglio del mio faccione, perché vi faccio vedere nella pratica come si aggiungono queste citazioni, queste fonti mancanti agli articoli di Wikipedia. Vi premetto, allora intanto condivido lo schermo. Scusatemi. Ah, perché sono su Chrome, va bene. Ecco, lo vedete? Sì. Qualcuno sì, mi dia un segno. Lo vedo benissimo. Ok. Sì, la premessa al mio intervento è che tutto quello che vi dirò lo trovate in qualche modo riportato sulle pagine di MetaWiki, che
parlano di un LibunRef. Dato che non so quanto gli ascoltatori siano, abbiano familiarità con le piattaforme, mi soffermo solo a dire che MetaWiki è un'enorme piattaforma che raccoglie i progetti, le attività, i tool che la comunità globale sviluppa e porta avanti a partire dai vari progetti Wikimedia, quindi Wikipedia, Wikisource, Wikicommons e così via. Quindi, essendo, come vi hanno detto Silvia e Alessandra, The Wikipedia Library un progetto della comunità globale con le sue ramificazioni locali e linguistiche, trovate la documentazione su queste pagine. È stata fatta di queste pagine una traduzione in italiano, a volte un po' così un po' veloce, non sempre puntuale, ma se vi appassionerete al progetto sicuramente potrete contribuire anche da questo punto di vista a migliorare la traduzione. Ora, per poter aggiungere le fonti mancanti bisogna innanzitutto capire come trovare gli articoli di Wikipedia che ne sono mancanti o carenti. E per fare questo lo strumento, scusate però devo, adesso vi faccio vedere, lo strumento, adesso tornate, sì, vedete me, scusate ma perché con Chrome devo passare tutte le volte alla scheda, a una scheda diversa. È un po' brigoso. Comunque lo strumento più semplice, anche più divertente per trovare questi articoli privi di fonti è Citation Hunt. Per spiegarvi cos'è Citation Hunt devo fare un passo indietro. Tutti gli articoli o le parti di articoli che sono carenti di fonti sono segnalati, come vi sarete accorti se navigate su Wikipedia, da questo template che si chiama citazione necessaria, che viene visualizzato proprio con questo tag senza fonte. Tutti gli articoli che hanno al loro interno il template citazione necessaria vengono automaticamente categorizzati come informazioni senza fonte. Quindi tutte le pagine delle diverse edizioni linguistiche che rientrano in questa categoria, che hanno questo tag, vengono indicizzate da Citation Hunt, che poi ve le ripropone in maniera randomica e appunto un po' giocosa, nel senso che vi propone queste citazioni che sono prive di fonti. Se uno in qualche modo ha una fonte da aggiungere, dice ci penso io e viene rimandato, come vedremo, alla pagina, oppure niente, io non mi occupo di editoria, passo al prossimo. Citation Hunt è configurabile ovviamente rispetto alla versione linguistica di Wikipedia su cui si vuole lavorare, ma anche si può in qualche modo restringere il campo di azione cercando un argomento su cui magari siamo più preparati o ad esempio su cui è specializzata la nostra biblioteca o il nostro settore. E faccio ovviamente questi argomenti altro non sono che le altre categorie in cui le pagine di Wikipedia sono classificate. Adesso faccio un esempio, perché è quello che poi vi porto avanti tutto, per tutto il webinar. Informatici statunitensi, ovviamente il Citation Hunt mi propone soltanto le pagine senza fonti che riguardano gli informatici statunitensi. E non è tutto. Citation Hunt si può anche personalizzare, come trovate qui nel tasto su a destra, cioè si può creare una versione personalizzata di Citation Hunt. Come si fa? Dato che abbiamo detto che Citation Hunt indicizza pagine prive di fonti, o si crea a mano, usando inserisci un elenco di voci, un elenco di pagine senza fonti che magari rientrino in un argomento che ci piace, in più argomenti che ci piacciono, oppure usando PetScan. Ora vi faccio vedere anche PetScan, facendo sempre questo doppio giochino, scusate. Mi raccomando, intanto se avete domande in chat o col microfono, fatele pure.
Scusa Chiara. No, no, niente, certo, anzi. PetScan è un altro tool sviluppato dalla comunità wikimediana che in realtà, capirete presto, è uno strumento molto potente che può essere utilizzato per tantissime altre finalità, ma lo usiamo anche per crearci il nostro citation hunt personalizzato, perché PetScan crea sostanzialmente liste di pagine, non soltanto di Wikipedia, ma anche degli altri progetti, semplicemente scegliendo dei filtri su queste pagine. Dato che i filtri, vi dicevo, sono tantissimi, le liste possono essere molto raffinate. Ora, per crearci il nostro citation hunt, basta usare le sue funzionalità più basiche, direi. Innanzitutto la lingua della versione di Wikipedia su cui vogliamo lavorare, che nel nostro caso è ovviamente l'italiano, il progetto che è Wikipedia, e poi ovviamente la categoria che ci interessa primariamente sono quelle delle informazioni senza fonte. Poi possiamo aggiungere, proprio per creare questa sottolista di pagine su cui lavorare, una categoria, una o più categorie che ci interessano. Ora, scusate, faccio una premessa. Come si fa a sapere quali sono le categorie? Su Wikipedia, se vi posizionate nella maschera di ricerca e scrivete categoria 2 punti, diciamo, pian pianino, a parte che potete andare in categorie da lì partite all'esplorazione di tutte le categorie di Wikipedia, ma diciamo, cercando categoria 2 punti e ad esempio io inizio a cercare biblioteche, Wikipedia vi suggerisce tutte le categorie, diciamo più o meno, che hanno il termine biblioteche. Quindi a noi potrebbe interessare, ad esempio, lavorare sulle pagine senza fonti delle biblioteche d'Italia. Quindi torniamo qui, aggiungiamo la categoria biblioteche d'Italia e aggiungiamo la profondità. Cosa vuol dire la profondità? Che queste pagine saranno non solo quelle rientranti nelle categorie principali, informazioni senza fonte, Biblioteca d'Italia, ma anche nelle loro sottocategorie, perché magari le categorie più alte sono troppo generali e quindi hanno troppe poche pagine. Quindi aumentiamo la profondità. Questi due parametri possono essere combinati in due maniere diverse, cioè fleggando sotto insieme. Io avrò una lista di pagine che hanno sia il template informazione senza fonte sia la categoria biblioteche d'Italia, mentre fleggando eventualmente su ognone io ho una lista che ha invece pagine che hanno sia tutte e due le categorie ma anche soltanto una delle due e le varie sottocategorie. Quindi è chiaro che se fleggo sotto insieme avrò una lista più corta, se fleggo ognone avrò una lista più lunga. Adesso ci mette un po'. Come vi dicevo, viene fuori in questo caso, anche perché Biblioteche d'Italia, non ci sono miliardi di pagine sulle Biblioteche d'Italia in italiano, però diciamo viene fuori una piccola lista di pagine che ha un suo identificativo. Quindi io mi prendo l'identificativo della lista. Ora devo tornare su Citation Hunt, perdonatemi. Sì, intanto che Chiara si è interrotta un attimo, dico per tutti quelli che stanno seguendo qui, nella chat stiamo mettendo i link agli strumenti che sta mostrando Chiara, quindi sia PetScan che Citation Hunt. Così, insomma, se volete poi andare ai link, li potete trovare facilmente. Esatto, quindi siamo su Citation Hunt, non so se vi ricordate, prima abbiamo cliccato personalizza, importa da una consultazione di PetScan, qui mettiamo l'identificativo della lista che io ho generato con PetScan e invio. A questo punto Citation Hunt mi ha generato un sottotitolo
prodotto Citation Hunt, che ha una URL non permanente, nel senso che vale 30 giorni, che sostanzialmente mi riproporrà appunto la mia versione di Citation Hunt. Capirete che questo è un tool molto carino, soprattutto se si vogliono organizzare degli editathon, degli hackathon, cioè quelle che nel mondo wikipediano sono chiamate le maratone di scrittura, in questo caso le maratone citazionali, nelle proprie biblioteche, sia solo con i colleghi, sia anche con gli utenti. Dopo tutta questa spiegazione dovreste aver capito che l'altro modo per avere un elenco di pagine che non hanno le fonti necessarie è chiaramente quello di andare direttamente nella categoria informazioni senza fonte e nelle sue sottocategorie. Tenete presente che ad esempio una delle sottocategorie di informazione senza fonte più interessante è informazione senza fonte per argomento, per cui diciamo dove sono categorizzate per materia in qualche modo tutte le pagine di informazione senza fonte. Una volta che abbiamo individuato la pagina da priva di fonti, dobbiamo aggiungere la fonte. Quindi adesso io ho trovato una di queste pagine, ve la mostro. Ad esempio questa qui. Ecco, questo è un informatico, Kevin McNeek, spero di pronunciarlo bene, è un informatico statunitense che io ho trovato, la cui pagina mi è saltata fuori grazie a Citation Hunt, impostando argomento informatici statunitensi. Questo informatico statunitense ha nella sua pagina un'informazione priva di fonte, relativa al fatto che a un certo punto scelse il soprannome Condor dopo aver visto I tre giorni del Condor, che è un film che io amo moltissimo. Quindi, come si fa ad aggiungere questa fonte? Dunque, si fa, chiaro, si può loggarsi questa è diciamo una regola generale di Wikipedia, che per modificare non è necessario essere utenti loggati, ma loggarsi e quindi in qualche modo farsi riconoscere come editor dà una garanzia di affidabilità rispetto all'editor di Wikipedia. Questo non vuol dire chiaramente che si debbano dare, fornire per forza dei dati personali, ma poter ricostruire la storia degli editing di un contributore è sicuramente, ripeto, garanzia di affidabilità nei suoi confronti. Quindi ci si logga o non ci si logga e ci si posiziona si clicca sul tasto modifica o modifica Wikitesto, ma in questo caso è molto meglio usare l'editor visuale, ci si posiziona, sì lo so, adesso mi potrei registrare, ma vabbè, cioè mi potrei loggare, ma va bene, ci si posiziona lì dove andrebbe inserita la nota bibliografica, come si fa normalmente in un testo, la nota a piedi pagina, e si clicca sul tasto cita. Ora, cita suggerisce tre modi per fare questa citazione. Se noi, se la fonte che andiamo a citare ha un identificatore permanente, quindi un URL, un DOI, un ISBN, possiamo introdurre questo ISBN e il template genera automaticamente la citazione. Ora vi faccio vedere soltanto un esempio che però poi non salvo perché non è relativo a questa fonte, alla fonte che poi utilizzerò. E allora uso ad esempio un ISBN di un libro. Ecco, lui mi riconosce dall'ISBN questo libro che è La Cattedrale di Turing e mi genera automaticamente la citazione. Io a quel punto devo soltanto cliccare inserisci.
Se invece non ho a portata di mano o la mia fonte non ha un identificatore permanente, lo posso inserire la citazione manualmente. Ma in realtà è un manualmente è comunque guidato, perché inserisco la citazione a partire da un template che ovviamente corrisponde al formato della mia fonte. Quindi se ho un libro userò il template libro, se ho un sito web userò il template sito web e così via. Mi soffermo un attimo su questa cosa dei template, perché cliccando il tasto cita in realtà mi vengono suggeriti i template che più spesso vengono utilizzati, ma in realtà si possono utilizzare tantissimi altri template cita, perché sono previste tantissime fonti in tantissimi formati. Per inserire altri template cita si va in inserisci template. A questo punto io cerco il template che mi serve, cita, digitando cita mi vengono suggeriti tutti i template che iniziano per cita e ad esempio, dato che stiamo parlando di biblioteche, posso poter usare cita manoscritto, che chiaramente mi presenta una serie di campi utili alla descrizione di un manoscritto che non saranno gli stessi utili alla descrizione di un sito web. Mi permetto anche di fare un micro inciso, perché io nella mia biblioteca mi occupo di web archiving e quando si citano i siti web, sarebbe buona norma citare in realtà la pagina, diciamo, archiviata di un sito web. Questo perché, come tutti sapete, le URL spesso dopo poco tempo o dopo un po' di tempo non sono più raggiungibili e quindi si rischia di popolare Wikipedia di una serie di fonti che a un certo punto non mandano più da nessuna parte. Quindi la comunità wikimediana in generale, si sta molto interrogando su come superare questo problema, e uno dei suggerimenti, una delle strade possibili è proprio quella di, adesso se lo trovo, non mi ricordo più come si chiama, archivio web, mi sembra. Una delle possibilità è che quando si citano i siti web, in realtà di citare non la URL al sito vivo, ma la URL al sito archiviato. Mi sembra che si chiami Cita Web Archive. Beh, lo troviamo, insomma, lo troverete. Mi spiace, adesso mi sfugge, ho un vuoto. Forse continuo. Magari Ferdinando lo sa, io purtroppo non lo so. Ah, ecco, Ferdinando stava scrivendo in realtà nella chat, se vuoi aprire il microfono e dirlo direttamente tu. Sì, oltre al fatto che c'è l'Internet Archive Bot che ora passa automaticamente e mette direttamente i link all'archivio, si possono citare, sempre usando il template cita web, o cita news, o qualsiasi altro template che accetti parametro URL, e poi c'è il parametro URL archivio, e poi c'è anche il parametro data archivio e il parametro URL morto. Quindi uno può compilare già il parametro URL archivio, data archivio, e poi mettere URL morto, no. In questo modo viene salvato l'URL dell'archivio, altrimenti mette direttamente l'URL archivio e la data archivio e viene inserito il link archiviato. Nel parametro URL però va sempre inserito il link originale. Grazie Ferdinando per il supporto live. Volevo dire questo, dato che diciamo per deformazione professionale ho un po' d'occhio su queste cose, prima di inserire l'URL alla versione archiviata del sito web, controllate la versione archiviata del sito web,
perché chiaramente i servizi, diciamo, gratuiti come la Wayback Machine di Internet Archive non sempre archiviano correttamente tutte le URL, perché in realtà il web archiving è un'attività parecchio complessa. Quindi spesso mi sono ritrovata pagine di Wikipedia che mandavano a un URL archiviato dove però sostanzialmente non c'era quasi niente. Quindi prima di fare questo inserimento, controllate che anche la versione archiviata del sito sia effettivamente archiviata bene. È un po' il problema del fatto che, come diceva Ferdinando, esistono anche dei bot che girano e integrano con la versione archiviata le citazioni delle URL vive, però i bot non fanno controlli qualità sull'archiviazione. Ok, quindi e poi scusate, un'altra cosa che magari vi può interessare, dato che, come diceva Silvia, ci dovrebbero essere tra di voi anche degli archivisti, mi sembra che non sia ancora stato tradotto, ma non ho controllato di recente, esistono anche ad esempio dei template per citare i documenti archivistici, quindi con tutti i campi che competono a una descrizione archivistica, il fondo, la serie, la filza e tutte queste altre cose qui. Quindi torniamo sul nostro inserimento fonte, cito in maniera manuale, cito un libro. Ora io ovviamente ho trovato una cosa online, perché in questi giorni in cui ero a casa, cito Il genio criminale. Quindi Il genio criminale, aggiungo ulteriori informazioni, ad esempio l'autore è Carlo Lucarelli, ma per ora inserisco questo giusto per farvi vedere, poi tornerò a completarla. A questo punto ho la mia citazione, cancello il template citazione necessaria perché non è più necessaria e vado a pubblicare le mie modifiche. In questo momento aggiungo il mio hashtag un lib un ref. Pubblico le mie modifiche. Finito. In realtà è abbastanza semplice. Direi che chiudo, dopo così magari lasciamo spazio a eventuali domande, facendovi vedere due tool che magari vi possono tornare utili se volete organizzare degli eventi relativi a un LibUnRef, che sono la dashboard degli eventi degli eventi Wikimedia, quindi sempre legati a MetaWiki. Non ve la faccio vedere nel dettaglio, però diciamo è una specie di agenda condivisa nella quale potete inserire gli eventi che organizzate. Vi verranno richieste alcune cose, tipo anche è legato a qualche campagna in particolare, in questo caso un LibUnRef, e serve non solo a comunicare alla comunità globale che state facendo questi eventi, ma anche e soprattutto a creare un archivio di eventi che poi possono essere riutilizzati, da cui si può prendere spunto per le proprie attività. Infine, vi faccio vedere in realtà il tool che ha citato prima Alessandra. Adesso torno di nuovo qui. Che è il Wikimedia Hashtag Tool, dal quale potete estrarre statistiche di progetti a cui ovviamente è legato un hashtag. Quindi proviamo, si mette l'hashtag, si cerca la versione linguistica, si selezionano le date, ad esempio selezioniamo le date della scorsa edizione, quindi 15 gennaio, 5 febbraio 2020, E da qui, diciamo, posso tenere monitorata o comunque vedere a posteriori come è andata la campagna.
adesso è un po' lento, però come vi diceva prima Alessandra, la scorsa campagna ha visto in Italia una partecipazione un po' limitata, nel senso che è vero che sono state fatte 134 revisioni, però in realtà sono state fatte dagli stessi 7 utenti, che come vedrete qui, adesso arriva fra un po', sono proprio Alessandra e il suo team e un piccolo team di Bake, piccolo ma molto attivo team di Bake. Quindi la speranza è che alla fine di questo webinar voi tutti vi appassionate e partecipiate a questa edizione di Un Libro in Rap. Io ho finito, se ci sono domande. Grazie mille Chiara. Intanto, allora, se ci sono domande vi dico appunto di intervenire liberamente o scrivere in chat. Io vi dico solamente un'informazione di servizio, appunto ho messo il link ai tool che ha mostrato Chiara nella chat, però appunto visto che c'è chi ci segue su YouTube e chi può vedere qui su Jitsi, vi dico che comunque vi manderò i link anche nella mail con la registrazione, saranno anche presenti sotto al video, di modo che se poi li vorrete usare, utilizzare, li trovate tutti. Insomma, anche cercando, diciamo, PetScan Wikimedia, vi arrivate all'URL giusto, è abbastanza facile, però comunque vi mandiamo una mail con i link. Se qualcuno ha domande, questo è il vostro momento. Salve, buonasera a tutti. Io sono Dimitri del gruppo Abruzzo Wikimedia. Volevo giusto una verifica. Io mentre scusate i nomi, Chiara spiegava, io ho provato a fare in diretta e quindi ho fatto la ricerca su Personalizza, importa da una consultazione PET scan, ho poi inserito i dati. Adesso dentro, all'interno di Citation Hunt mi avverte che stai navigando una modifica di Citation Hunt con un numero limitato di articoli, giusto? Quindi ho fatto bene, quindi io sto navigando dentro questa categoria che ho creato in cui non ci sono delle fonti. Io ho messo Abruzzo, no? Perché io lavoro alla Delfico. Sì, cioè ti suggerisce il fatto che tu stai navigando nella tua versione di Citation Hunt, okay, e ti proporrà soltanto le citazioni dalle pagine che tu gli hai passato. Okay, e quindi se vuoi tornare alla Citation Hunt generale... Esatto. Perfetto, non lo volevo capire se questa scritta era esatto, giusta. Esatto. Scusate, grazie tanto. Allora, se non ci sono altri interventi, c'è una domanda da Annalisa che scrive nella chat. Diceva intanto che è la prima volta che si avvicina così al retroscena di Wikipedia ed è che è molto contenta di partecipare a questo webinar e voleva chiedere se è possibile partecipare anche se non si è bibliotecari impiegati presso un'istituzione, ma se si è freelance. Io direi che potete rispondere voi, diciamo, non so se Alessandra vuoi rispondere tu. Sì, assolutamente, assolutamente. Questa è una campagna aperta a tutti. Ovviamente è rivolta per lo più ai bibliotecari perché sono quelli che generalmente hanno maggiore familiarità con le fonti e comunque si trovano proprio a contatto fisico con centinaia di fonti quotidianamente. Quindi è una campagna rivolta ai bibliotecari soprattutto, ma in realtà è per tutti. Anzi, se si fa qualche ricerca pure sui social, ad esempio su Twitter, vedrete che ci sono tantissime persone che non sono semplicemente volontari di Wikipedia che l'hanno fatto senza appartenere a nessuna istituzione, senza essere bibliotecari, senza far praticamente nulla.
Quindi veramente lo devono fare, cioè lo possono e lo dovrebbero fare tutti, insomma, quindi assolutamente. Sono Susanna, vorrei solo aggiungere una cosa. Vorrei aggiungere che la filosofia è che chiunque ha qualche cosa, ha una conoscenza e la vuole condividere, siamo felici che lo faccia. Non ci interessano titoli, etichette, istituzioni. Lo spirito Winky è assolutamente questo. Ottimo. Allora, Carla voleva fare una domanda? Ah, ok. Carla, ci sei? Sì. Ci sono. Dai. Poi non so se c'era qualcun altro che voleva parlare, magari dopo la domanda di Carla. Intanto grazie, sono contenta di vedere questo pool di donne che insomma attivo, come anche ringrazio Susanna per il suo contributo live, e quindi grazie veramente. Noi volevamo fare una cosa del genere per l'Abruzzo, volevamo proprio lanciarla come attività coordinata, no, da proporre ai bibliotecari. Intanto un consiglio pratico: conviene preparare prima, fare un check noi comunque in relazione alle biblioteche d'Abruzzo ad alcuni personaggi, perché ovviamente dobbiamo poi avere a portata di mano le fonti, cioè noi possiamo dare le istruzioni ai bibliotecari, però preferisco fare intanto un piccolo progetto un po' più strutturato per poi muoverci. Quindi cosa ci potete consigliare? Parlo per la categoria dei bibliotecari, delle persone che hanno quindi le fonti a disposizione, quindi piuttosto che andare a cercare sul web. Grazie. Chiara, vuoi rispondere tu o dico io? Chiara. Vai Alessandra, che tu hai organizzato tante campagne. Allora, Carla, ciao prima di tutto, ti saluto. Noi abbiamo fatto in vari modi, cioè ogni volta abbiamo partecipato alla campagna in una maniera diversa. Generalmente, allora, non è semplicissimo trovare delle fonti in quel momento su quel dato, su quella data affermazione. Ad esempio, Citation Hunt, che è utilissimo, io generalmente lo utilizzo attraverso le categorie, cioè io mi scelgo comunque un ambito più ristretto su cui magari ho personalmente magari una preparazione migliore, o semplicemente ho a mia disposizione delle fonti a portata di mano e tendo a battere quell'ambito preciso, perché mi è capitato con Citation Hunt di stare una settimana a cercare un'informazione per risolvere una sola mancanza di fonti, ed effettivamente diventa anche frustrante da un certo punto di vista. Quindi dal punto di vista pratico, io consiglio vivamente di restringere un po' il campo, e il andare per categorie aiuta tantissimo. E poi, proprio come ti dicevo anche precedentemente, è molto interessante anche inserire i link, ovviamente sempre lì dove ce ne sia bisogno, delle proprie collezioni digitali, perché è un modo di valorizzare in qualche modo le proprie collezioni digitali, di farle uscire dal guscio, dalla gabbia, se possiamo dire, dei siti, nel momento dei siti, diciamo, delle università. È sicuro che nel momento in cui queste informazioni, queste fonti vanno su Wikipedia, hanno un pubblico veramente assolutamente più ampio di quello dei propri utenti. Quindi io consiglio comunque di organizzare in questi due modi. Sì, ti leggo in chat, giusto puntare anche sui legami digitali. Sì, a me piace molto inserire i link all'interno delle citazioni bibliografiche in Wikipedia, perché mi piace l'idea che l'utente che sta leggendo, il lettore, insomma, possa con un solo click andare alla fonte principale, alla fonte che ho citato. Quindi io preferisco sempre inserire il link alle biblioteche digitali, archivi digitali e quant'altro.
Ok, non so volevo qualche altra domanda. Ecco. Però io che volevo integrare un attimo, dire una cosa, sono Silvia di nuovo. No, rispetto a questo, ne abbiamo discusso anche dentro la biblioteca di Wikipedia, perché sappiamo bene che in certi ambiti disciplinari trovare archivi aperti è piuttosto di articoli, anche di libri in accesso aperto è piuttosto semplice, in certe aree disciplinari è molto più complicato. Però ecco, proprio per questo forse sono anche le aree, no, che hanno più bisogno, perché spesso sono costruite da wikipediani che hanno maggiore difficoltà di accesso alle fonti, sono quelle che spesso sono scarsamente popolate dal punto di vista della bibliografia e anche delle fonti citate all'interno del testo. Per questo tenete conto quello che dicevamo all'inizio, cioè il collegamento con Nilde, quindi anche chi non lavora in biblioteche, che non ha accesso a fonti a parte quelle che si trovano in accesso aperto sul web, chi lavora in biblioteche in modo appunto libero professionale, chiunque, chi gli wikipediani, chiunque si affacci per la prima volta, può anche utilizzare il servizio previsto dalla biblioteca di Wikipedia, quindi dove noi possiamo sia supportare la vostra ricerca bibliografica, ma anche farvi avere direttamente il documento in formato digitale, che in quel caso potrà essere eventualmente arricchito come citazione, ma se non è, se è, come dire, come su una rivista, pubblicato su una fonte coperta da diritti, non può essere ovviamente caricato. Anche per darvi una mano, anche il riferimento, no, fra le varie suggerimenti che magari nella registrazione potranno essere disponibili, no, direi di inserire anche la email. Per ora abbiamo il canale dell'email della biblioteca di Wikipedia, che è biblioteca@wikimedia.it, quindi lo sottolineo sia appunto per chiedere eventualmente un aiuto per il recupero di citazioni e anche aiuti tecnici, perché capisco che a volte, no, il vedere, no, strumenti tecnici da usare, cioè software da usare, per alcuni può essere un disincentivante, ecco, quindi un ulteriore incoraggiamento a non farvi prendere dal panico di fronte agli strumenti, ma a buttarvi e a approfittare di questa occasione di scoprire Wikipedia, se non l'avete già fatto, dietro le quinte. Grazie Silvia. Non so se Ferdinando voleva parlare, e magari con lui farei fare l'ultima domanda a lui e poi chiuderei. Quindi no, vorrei chiedere il servizio della biblioteca Wikipedia, quindi può fornire anche articoli da giornale, per esempio avevo visto l'altra volta che mancava, si citava una fonte dell'Avvenire 2007. C'era scritto sull'Avvenire 2007, Tizio ha detto questo. Mm-hmm. Sì, sì. Hai finito? No, ok. Sì, allora diciamo, tramite Nilde, appunto, noi siamo in grado di offrire ai wikipediani l'accesso a tutti i servizi di digitalizzazione delle biblioteche italiane. Quindi siamo un nodo della rete Nilde come altri, cioè normalmente questo è un circuito che funziona molto per le biblioteche accademiche, ma in parte anche per le comunali. E come funziona? Ferdinando fa una domanda alla biblioteca di Wikimedia e dice: vorrei avere accesso all'Avvenire del 2007. La biblioteca di Wikipedia, anzi non di Wikimedia, ma poi diciamo di chiunque, abbiamo ricevuto domande anche da volontari di altri progetti, fa inoltre la richiesta di Ferdinando ad una biblioteca del circuito che ha quella fonte, in questo caso l'Avvenire del 2007, che quindi può scannerizzarla. L'articolo in formato digitalizzato, non digitale, in quel caso è una scansione, viene inoltrato a Ferdinando, e questo vale, quindi questo consente l'accesso a tutte, potenzialmente a tutte le collezioni
non solo le collezioni non digitali delle biblioteche, per richiedere parti di libri, per esempio, capitoli di libri o articoli da periodici, ma anche quegli articoli, ovviamente coperti dal copyright. Noi diciamo purtroppo, ma questo così è per ora, che sono, come dire, in banche dati, non sono accessibili se non in banche dati a pagamento, e quindi si apre un potenziale di molto più vasto di pubblicazioni rispetto a quello che si può trovare liberamente su web. Segnalo un'altra cosa in particolare ai wikipediani, ma a questo punto tutti presenti, che auspichiamo lo siano già o lo diventeranno, che esiste un servizio della biblioteca di Wikipedia che consente di avere accesso anche alle grosse banche dati disciplinari. La The Wikipedia Library, quindi la casa madre, ha stipulato accordi con i maggiori editori internazionali di pubblicazioni, quindi si va da Springer, Elsevier, tutti quanti, quindi volendo si può anche chiedere un accesso per un periodo limitato di tempo, ma assolutamente gratuito per i wikipediani, mentre questi grossi gruppi editoriali strozzano e sono gli strozzini delle biblioteche, soprattutto accademiche, un accesso limitato a un periodo di tempo per usare le banche dati per scrivere fonti, per scrivere voci in un ambito disciplinare specifico. Ne so, voglio scrivere voci sulla musica medievale, avrò accesso ad alcune banche dati di questo tipo. Quindi anche questa è un'opportunità notevole che vi segnalo, perché obiettivamente davvero equipara lo status di wikipediano a quello di un appartenente alle comunità accademiche. Quindi insomma, mi sembra un'opportunità da cogliere, soprattutto se si è redattori molto attivi. Ok. Chiara, volevi dire qualcosa? No, volevo soltanto aggiungere, diciamo, non per frenare l'entusiasmo, ma per dare il quadro completo, che per accedere a questa possibilità, in realtà, proprio perché di solito gli editori si fanno strapagare, quindi sarebbe troppo facile dire sono un wikipediano, datemi l'accesso, bisogna dimostrare di essere un wikipediano molto attivo, quindi bisogna avere all'attivo un tot di modifiche su un tot di pagine, insomma c'è tutta una procedura, una selezione da passare. Sì, certo, non è così complicato, insomma. No, cioè se uno effettivamente è un wikipediano, di solito ha queste credenziali, però è bene dare il quadro completo. Certo, sì, hai fatto bene, non avevo, insomma... Ottimo. Beh, sicuramente Ferdinando, nonostante la giovane età, ha tutte le credenziali per fare richiesta. Va bene, allora io direi che intanto ringrazio Silvia, Chiara e Alessandra, che veramente sono state, oltre che molto precise e esaustive, anche favolose a mantenere i tempi, che è un grande pregio. E quindi le ringrazio. Intanto appunto mi sembra che questo argomento sia assolutamente di interesse, e in qualche modo la campagna potrebbe quasi chiamarsi One Human, One Reference, nel senso che l'invito poi è a contribuire a tutti quelli che sono in grado di farlo. Poi i bibliotecari sicuramente sono più agevolati, ma con un servizio come la biblioteca Wikipedia possiamo essere tutti un pochino bibliotecari, ecco. E io vi ricordo che anche le prossime settimane ci saranno degli appuntamenti con i nostri webinar. Settimana prossima, venerdì alle 5, parleremo di licenze libere e immagini con l'avvocato Ciurcina, e il venerdì successivo invece parleremo di collaborazioni con le istituzioni culturali, quindi Wikipedia e le istituzioni
e le istituzioni culturali con Marco Chemello, che è ed è stato un wikipediano in residenza presso tanti musei e istituzioni culturali, anche presso una biblioteca che è proprio BEIC. Ultima cosa che vi ricordo, poi vi lascio al fine settimana, come diceva la mia collega Marta in apertura, anche quest'anno Wikimedia Italia organizzerà una summer school sui progetti GLAM, quindi quelli con i musei, biblioteche, archivi, quindi per insegnare a bibliotecari, funzionari, operatori museali come utilizzare i progetti Wikimedia in modo efficace. Sarà dal 6 al 10 luglio, molto probabilmente con una modalità di didattica a distanza, quindi vi terremo aggiornati su questa iniziativa. E grazie a tutti e buon fine settimana! Anche a te.